Ciao ragazze, il look di oggi è un look per Capodanno, un altro, perché mi sto sbizzarrendo, del resto c'è sempre tempo per fare tutorial e trucchi normali. Quindi questo trucco è sui toni del viola, ma no, e del verde. È un verde smeraldo, questo è il risultato. Spero vi piaccia, fatemi sapere, commentate, iscrivetevi e un bacio grosso, ci vediamo al prossimo video. Allora, iniziamo subito applicando una base. Questa volta però, utilizzo un ombretto in crema della Pupa. Ed è di questo colore qui. Allora, è un azzurro, però ha dei riflessi violacei che non so se riuscite a vedere. Io ve li faccio vedere sulla mano, magari si vedono di più. Ecco, vedete i riflessi? Spero di sì, perché applicherò questa come base e l'applico su tutta la palpebra. Ok, dopo di ciò applichiamo un viola. Allora, applico due ombretti che sono essenzialmente dello stesso colore, però uno allora è questo qui ed è questo viola qua. Un altro invece ed è matte questo. Invece questo qui della Essence è il disco Diva numero 19, è appena appena metallico, quindi io applicherò nell'angolo interno dell'occhio questo qui. Lo prendo con un pennellino piccolo e lo applico appena appena qui. Ok, così. Ora prendo invece questo viola della palette. Ora prendo il viola matte, lo applico al centro della palpebra. Ok, ora prendo uno sfumino e riprendo il viola della Essence e lo bagno appena appena. Ma davvero appena appena inumidisco il pennello, ma ci vuole. E sfumo, lo applico nell'angolo esterno e sfumo. Ok, così porto un po' verso l'interno dell'occhio, così. Ora cambiamo colore e prendo un highlighter. Io utilizzo l'highlighter che sta nella palettina della linea Sun Club, il numero della 1, questa è l'Ibiza Fan. Ringrazio Giorgia perché me l'ha regalato, anche se ce l'avevo già, però fa sempre bene avere un doppione dei propri ombretti preferiti. Ne applico appena appena, ne prendo appena appena, volevo dire,
e lo applico. Lo porto all'interno e sfumo il viola. Ok, così. Ora riprendo questa mia palettina che io non riesco a decifrare perché è stato un regalo di Natale e ho buttato la scatola e non c'è scritto niente qui. Se voi riuscite a riconoscere il marchio, mi fareste un piacere. Comunque, perché è davvero bella. Ora vado a prendere quest'altro viola, che è un viola molto chiaro, e il secondo, questo viola qua. Ok, lo prendo con un pennellino piccolo e lo utilizzo, diciamo, come punto luce. E lo porto fin qui. Ok, perfetto. Dopo aver fatto ciò, passiamo alla linea inferiore, la rima inferiore, e prendo questo verde che si trova nella palettina della linea Saint Club della Essence, bellissima. Questa è la numero 4, Bali Fever, sempre un regalo di Giorgia. Grazie. Prendo questo verde qui, che è un verde smeraldo, bellissimo, stupendo, e lo applico sotto le ciglia inferiori. Ok, ora qui porto il pennello di lato e faccio una codina. Guardate com'è qui. Applico una matita verde come l'ombretto. Io utilizzo questa verde della Collistar. Ok, ritocco di qui dato che ho starnutito. Perfetto, così. Il look è molto drammatico, devo dire. Però, pazienza, non fa niente. D'altronde, sì, a Capodanno si può fare quello che si vuole. Ok, ora ci resta che applicare il mascara. Io applico il mascara della Essence, il Lipno Gloss, questo qui. Ok, gli occhi sono finiti. Per quanto riguarda il viso, dopo aver fatto la base, io applico un fard in crema, in mousse. Questo è il Dream Mousse Blush della Maybelline, è il numero 5. Lo applico appena appena con le dita. Perfetto. Sulle labbra un lip gloss
trasparente perché comunque siamo piuttosto pesanti. E spero che questo look vi sia piaciuto, fatemi sapere. Un bacio, ciao ragazze!